Questi uomini sono due papponi rumeni. Parlano delle donne che hanno spinto a prostituirsi. Non sanno di essere stati intercettati dalla polizia ginebrina, che ha messo dei microfoni nella loro auto. Come ti comporti con le donne? Non le tengo a lungo. La mia è stata taglieggiata, maltrattata, affamata. Non ha documenti, è facile manipolarla. La mia fa tutto, tutto. Anche sesso non protetto. Tutto. Se una donna vuole produrre, produrrà. Tu metti il prodotto qui, lei guadagna qui. Ho molte donne che lavorano per me. È bene averne almeno due. Guadagno sui 4.000 a settimana. Senti come mi chiama questa, amore mio. E poi mi dice di prendermi cura di me stesso. Questa donna non ha avuto altra scelta che prostituirsi. È stata trattata peggio di un animale da persone che le hanno fatto credere di avere a cuore lei e ciò che le accadeva. Il suo magnaccia la costringe a prostituirsi facendole credere di amarla. La sorveglia da questo ponte. Lei deve fare tutto quello che vogliono i clienti, anche quando è malata. Come testimonia quest'altra intercettazione della polizia. Prima seducono le donne, poi le costringono a prostituirsi. Sono soprannominati, a torto, i lover boys, i ragazzi innamorati. Prendono di mira ragazze molto giovani, straniere, ma anche svizzere. L'avvocato Adrian Den ha difeso una vittima dei lover boys rumeni, una donna di 29 anni, venduta al miglior offerente su questo viale. Può succedere su questa rampa, o un po' più lontano, possono andare a casa del cliente o in un posto più discreto. Credo che abbiano fatto delle ricerche di mercato, hanno capito che questo è un buon posto per fare soldi. Sì, questo è il posto giusto per massimizzare i profitti. L'avvocato ci spiega il metodo dei lover boys, una tecnica ben collaudata nella tratta degli esseri umani. La sua cliente è innamorata del suo protettore, che esercita un controllo assoluto su di lei. Le persone che utilizzano la tecnica del lover boy sanno esattamente quello che fanno. Sono ben addestrate. Non inizia con ti prostituirai, inizia con ti amo, sei gentile. Se dici a queste ragazze che le ami e le porterai in Svizzera, realizzi il loro sogno. E quando trovi la vittima giusta, funziona. Sempre. L'avvocato ginevrino ha difeso anche una ragazza rom, sfruttata dall'amante di 18 anni, poi diventato suo marito. Il caso lo ha turbato profondamente. La prima volta che l'ho vista era in pigiama, all'ospedale di Ginevra, una ragazzina di 14 anni. In pigiama? Sì, un pigiama con gli orsacchiotti. Era incinta. In Svizzera non tutte le lavoratrici del sesso sono libere e indipendenti. A volte operano sotto il controllo di uomini senza scrupoli. Anna è ungherese e ha 32 anni. Ne aveva 18 quando ha iniziato a prostituirsi per il suo lover boy.
È proprio lì, in quella strada. È lì dove lavoravo. Era la mia vetrina. Ora è chiusa. Anna ha lavorato ad Amsterdam prima di essere messa dal suo compagno in una vetrina come questa, nel quartiere dei Pachi a Ginevra. Ci ha passato 2 anni. Padre alcolizzato, una madre che l'ha abbandonata appena diventata maggiorenne, la preda ideale, facile da sedurre. Mi trattava come una principessa. Uscivamo spesso. Mi ripeteva che ero bella, intelligente. La ragazza più meravigliosa che avesse mai conosciuto. Dopo tutte le difficoltà che ho avuto nella vita, lui mi ha fatto sperare nel futuro. Mi sentivo al sicuro con lui. Really, I was feeling safe with him. Qualche mese di luna di miele, poi cominciano i guai. Problemi economici. Le dice che solo lei, prostituendosi, può aiutarlo e garantire un futuro alla coppia. I was shocked. I was surprised. Ero scioccata. Sorpresa. Non volevo credere che stesse accadendo davvero. È il mio ragazzo, mi ama. Non riuscivo ad immaginarlo. Mi ha detto, sarà solo per un anno o due, finché non farai abbastanza soldi per comprare una casa. Poi torneremo in Ungheria e metteremo su famiglia. Quando ho detto ok, speravo ancora che trovasse un'altra soluzione. Ma prima di rendermi conto di quello che stava succedendo, ero già in vetrina. Le mie scarpe e i miei abiti da lavoro, qui a Ginevra. Per riuscire a raccontare il suo vissuto, Anna deve travestirsi. Ha lavorato per 7 anni in luoghi simili a questa stanza. Com'è stato con il primo cliente? È entrato. Ricordo il momento in cui ci siamo sdraiati sul letto. E poi quando lo ha accompagnato alla porta. In mezzo, il nulla. Appena ha iniziato a baciarmi e toccarmi, il mio cervello si è spento. Anna rievoca gesti che vorrebbe dimenticare. Ci racconta di come il suo amante la costringeva a sedurre i clienti, un giorno dopo l'altro. He asked me to... Mi chiedeva di lavorare giorno e notte. Avevo tipo 15, 20 uomini a notte. Guadagnavo 1.000 franchi al giorno. E gli consegnava tutti i soldi? Sì. Avevo l'impressione che più lavoravo, più lui mi amava. Volevo sentire il suo amore. Ne avevo bisogno. E allora lavoravo e guadagnavo di più. Ho fatto quello che voleva, ho obbedito. Un giorno una ragazza mi ha chiesto da quanto tempo facessi la prostituta e io ho risposto 7 anni.
In quel momento mi sono resa conto che il mio ragazzo mi aveva parlato di un anno o due. E il tempo era passato senza che me ne accorgessi. A un certo punto, Anna scopre che il suo partner la tradisce da 5 anni. I felt really horrible. Mi sono sentita malissimo. I felt like all this. Avevo fatto tutto per niente. All the 7 years it was a lie. All 7 anni di bugie. He told me it was not true. All the hope what he was giving me. Tutte le speranze che mi aveva dato erano false. Il futuro di cui avevamo parlato, la nostra casa, il nostro matrimonio, i nostri figli, tutto falso. Usano le emozioni, usano l'amore, e credo che questo sia più crudele della violenza. Anna non è mai riuscita a raccogliere le prove di quanto le è successo e dei soldi versati al suo lover boy. Non ha ottenuto giustizia. L'Ungheria ha appena chiuso il suo caso. In Svizzera la prostituzione è legale, ma non il suo sfruttamento. A Friburgo la squadra dell'ispettore Marchand si imbatte regolarmente in donne che esercitano l'attività in appartamenti o alberghi senza permesso di lavoro. Spesso non sanno neppure una parola di francese. Polizia per un controllo, per favore. Salve, scusi, era occupata, scusi. No. Tranquilla. No, tranquilla. Tu non lo registrai con nostro della polizia. La donna latinoamericana ha 21 anni e un passaporto spagnolo. Per lavorare qui serve un permesso di lavoro. L'autorizzazione. Sono nuova in questo lavoro. Indipendente? No. Ha un manager? In Spagna, sì. Un'agenzia? Non lo so, è stata un'amica a organizzare il tutto. È difficile saperne di più. Stiamo verificando con la reception se hanno un nome o un numero di telefono per la prenotazione di questa stanza, ma lei non ci dirà di più. La difficoltà maggiore è far parlare le ragazze. Hanno paura della polizia, temono le rappresaglie. Se dietro c'è una rete, è difficile risalire i colpevoli e condannarli. Le difficoltà sono enormi. Molti casi di tratta di esseri umani passano sotto i radar. A Berna, l'associazione ACT 212 ritiene che il numero delle vittime sia parecchio sottostimato. Sei al sicuro ora? Sei in un luogo sicuro? Hai qualcuno di cui ti puoi fidare e con cui puoi parlare? Nel 2015, ACT 212 ha aperto questa hotline per consentire alle donne di denunciare chi abusa di loro. E con grande sorpresa ha scoperto che le vittime possono anche essere svizzere. Anche noi avevamo qualche perplessità. Ci dicevamo, non può succedere nelle buone famiglie svizzere. Ma le segnalazioni continuavano ad arrivare. L'anno scorso abbiamo incontrato la consigliera federale Karin Keller-Sutter. Le abbiamo mostrato questi casi, dicendo che la Svizzera deve agire. Abbiamo ricevuto 60 segnalazioni e sono troppe. L'autore, la vittima, i genitori, i parenti sono tutti in Svizzera. Si pensava che le vittime provenissero per lo più dall'Europa dell'Est, ma i messaggi ricevuti da ACT 212 raccontano un'altra storia. Questo è il nostro database. E questo è un messaggio dello scorso novembre, proveniente dalla Svizzera. La vittima è una donna di età compresa tra i 15 e i 16 anni. Il cantone è indicato qui.
Si tratta di una ragazza di 15 anni sfruttata da uomini più grandi. Ci sono indizi che portano ad un amante. La ragazza è stata affidata a un centro di accoglienza da cui sarà presto dimessa. Può succedere a chiunque, soprattutto se la ragazza è stressata a casa o a scuola, se la nonna è morta, se i genitori divorziano o cambiano casa. La ragazza perde la sua cerchia di amici e a volte basta questo per farla cadere nella trappola di un lover boy. Questi sono giovani uomini, pochi anni più di lei. Sono andati a scuola qui. I loro genitori vivono qui. Possono essere svizzeri o immigrati o stranieri non ancora integrati. Può capitare a chiunque. L'anno scorso due vittime di un lover boy hanno ottenuto giustizia in Svizzera. Un'adolescente di Winterthur che è stata fatta prostituire dall'età di 12 anni e una donna di Soletta che ha subito abusi tra i 16 e i 18 anni. Tutto quello che ha passato questa donna è ripugnante. È stata trattata come un pezzo di carne per fare più soldi possibili. Oggi, dopo 2 anni e mezzo di abusi, il suo ruffiano le deve oltre 1 milione di franchi. Secondo il procuratore di Soletta, è questa la cifra che la giovane donna ha guadagnato. La vittima e il carnefice sono cresciuti qui, a Soletta, una cittadina tranquilla. Quando si sono incontrati su internet, lei aveva 16 anni, lui 22. Ora andiamo nel primo posto in cui mi sono prostituita per lui, nel boschetto di Birchi, vicino a Zuchwil. Lì si prende a sinistra, puoi girare a sinistra. In questo luogo, Mia incontrava una decina di uomini al giorno. Vedrai, non è un bel posto. Per me è il luogo dell'orrore. Questa è la fermata dell'autobus. A questa fermata dell'autobus, Mia aspettava i clienti che il suo amante aveva contattato su internet. Quando arrivava il cliente, camminavamo insieme per un breve tratto. All'angolo giriamo. Era qui, in questa baracca, che facevo il mio lavoro. È la prima volta che Mia torna in questo posto. Stavamo quasi sempre qui davanti. Raramente andavamo dietro. Succedeva o sul tavolo o qui sul lato, dove ci sono le panchine. È lì che avevamo i nostri rapporti. In qualunque stagione, con qualunque tempo, in qualsiasi condizione, io ero lì. A volte passava gente e dovevamo nasconderci. Ci hanno anche beccato mentre lo facevamo. Perché qui? Perché non in albergo? Tutto ciò che si fa all'interno costa. E in questo lavoro devi fare soldi, non spenderli. Vedo che sei turbata.
Ti conosco, sai. Dai, andiamo a fare una passeggiata. Il suo pappone l'ha costretta a prostituirsi in un altro luogo sordido, di fronte al cimitero. Questo è il parcheggio dove servivo i clienti, il piano B quando il capanno non era disponibile. Si prostituiva in macchina nel parcheggio? Sì, esattamente. Qui c'è il cimitero del paese e qui c'è il parcheggio per i visitatori del cimitero. Il suo lover boy stabiliva servizi e tariffe. Si partiva da un minimo di 300 franchi, un prezzo alto per il settore. Su internet mi ha venduto come svizzera al 100%, dicendo che ero una giovane top model che aveva scelto di farlo liberamente. Questo gli ha permesso di giustificare un prezzo più alto. Niente sesso non protetto, niente sesso anale, niente baci. C'erano cose che mi rifiutavo di fare e all'inizio lui mi ha detto: nessun problema, faremo in modo di rispettare la tua volontà. Ma alla fine ho dovuto cedere. Mi ripeteva che avevamo bisogno di soldi e che per guadagnarli dovevo fare cose che non volevo fare. Così ho finito per fare tutto. Mia ha 16 anni e problemi familiari quando incontra il giovane. È carismatico, affascinante e divertente. Giura di amarla per tutta la vita, ma presto la prega di aiutarlo a pagare i suoi debiti. Era l'amore della mia vita. Sono una romantica. Una volta siamo venuti in questo hotel. Avevo decorato la stanza con candele, fiori e tante robine del genere. Mi dicevo spesso che quello che stava accadendo non era del tutto giusto, ma non avevo abbastanza forza di volontà per cambiare le cose. Avevo paura di perderlo o di farlo arrabbiare. Volevo compiacerlo, dimostrargli che stavo facendo un buon lavoro e che lui sarebbe stato soddisfatto di me. Per me era tutto ripugnante. Mi sentivo sporca, volevo uscire da questo corpo. Era tutto disgustoso. Insopportabile. Capisco che molte persone non riescano a spiegarsi come possa accadere una cosa del genere. Nel mio caso non c'è stata violenza. Non sono stata rapita. Difficile credere che non avessi scelta. Ma quando sei giovane e ti trovi a che fare con una persona che usa tecniche manipolatorie, come il bastone e la carota, non hai molti strumenti per combattere questa forma di dominio. Paradossalmente, tendi a sottometterti ancora di più. Per me la cosa più importante è aver ripreso il controllo della mia vita. Posso andare avanti.
Oggi il suo ex compagno è in prigione. È stato condannato a 10 anni per traffico di esseri umani e istigazione alla prostituzione. Nega le accuse e ha fatto appello contro la sentenza. Quest'uomo si chiama Andrew Tate e per molti è l'emblema del Don Giovanni. Ora è nei guai con la giustizia. In Romania è sospettato di aver abusato di giovani donne usando la tecnica dell'overboy. Misogino, arrogante, senza scrupoli, è fonte di ispirazione per molti papponi in erba. Si vanta di aver guadagnato milioni vendendo donne su internet. The whole world needs me. I'm that guy. I'm a bad guy, but you need me. Oh, I'm a bad guy and I say bad things. What other multimillionaire who owns a baguette who's going to teach you how to make money? I'm the only one! In video più popolari di quelli di Kim Kardashian, Andrew Tate incoraggia gli uomini a fare quello che fa lui per diventare ricchi. Ex campione di kickboxing, si vanta di aver dissanguato i clienti delle donne che lavorano per lui. I had these guys selling their houses, life savings, loans. All of it to me. Give me it all. We fucking killed the game. Millions of dollars a week. Sell the dream, sell the dream, sell the dream. Andrew Tate vende anche seminari e manuali di formazione. Ha 5 milioni e mezzo di follower sui canali attraverso cui propaga messaggi criminali. È un manuale di istruzioni su come far prostituire le ragazze. È scioccante. Perché dimostra che si può insegnare ad altri come rendere dipendenti delle giovani donne. E non credo che sia l'unico a farlo. Ci sono sicuramente degli emuli. In Svizzera, Mia e Anna stanno ancora curando le proprie ferite e cercando di ricostruire le loro vite. Vogliono lanciare un monito alle ragazze. Capisco che guadagnare molti soldi possa essere allettante, soprattutto perché all'inizio si ha l'impressione che fare la escort o la prostituta non sia una cosa così grave. Ma lanciarsi in questo tipo di attività senza riflettere, prima o poi ti farà del male. Il tuo corpo subisce una violazione estrema nella sua sfera intima. Sei usata come una merce, un prodotto per dei servizi sessuali. Che ti piaccia o no, che tu lo voglia o no, a nessuno importa. E questo è qualcosa di sbagliato. Vorrei chiedere a queste ragazze di non ascoltare soltanto il cuore. Ok, siete innamorate, ma usate un po' il cervello. Mi sento così stupida. Mia e Anna sono la dimostrazione che si può uscire da questo girone infernale. Le ragazze però per farcela hanno bisogno di una solida rete di supporto. L'associazione ACT 212 ci ha riferito di non aver ricevuto nessuna segnalazione dal Ticino. Questo non significa però che non ci siano dei casi. E dunque chiunque volesse segnalare una situazione sospetta può farlo chiamando la hotline oppure scrivendo all'indirizzo email dell'associazione.